Chiara vuole la crostata alla Nutella, ragazzi, come sì. avete sentito, perché... Esatto. No, come, come avete sentito? Eh beh, non so se ti ho lasciato prima oppure no, boh, vedrò nel editing. Comunque, adesso, tunisiani carissimi, andremo in miniera, eh? Comunque. Oh yeah! Oh yeah, ma voi vi ricordate... entusiasmo di andare in miniera. Sì, assolutamente, mamma mia. Allora, voi vi ricordate all'inizio, di quando io facevo un hardcore all'inizio, no? E praticamente avevo quel computer schifoso e non sapevo perché mi laggava tutto il video. È vero, nelle caverne tipo ti laggava. Sì, e non so perché, era orribile veramente. Per fortuna che ora ho un computer giusto leggermente più decente, dai. Vabbè, meno ah, male. Sì, sì, leggermente. Leggermente, sì. Ma sì, cioè, una cosa... Sì, una cosa che proprio cambia... Proprio, cioè, di niente, proprio. Cambia poco, dai. sì. Vabbè, comunque prendete questa zucca perché è molto rara. Assolutamente, ah, cioè, sì. Le zucche sono rarissime, mamma esatto, mia. Esatto, un tesoro importante. Esatto, non le trovo mai, soprattutto per Halloween, ragazzi, per Halloween faremo una cosa molto vero. Bella. Comunque, ah, stiamo... poi mi è venuta in mente una cosa, ad Halloween. Dimmi. Ad sì, vabbè, però prima di domani mattina, Gabri, forza, parla bene. Dicevo, ad Halloween ci sono i zombie che hanno le zucche in testa. Veramente? Davvero, sì. Su Minecraft? Ma che figata. Sì. Però noi faremo qualcosa di ancor più degli zombie con le zucche in testa. Perché non ci lasceremo zuccare da Mojang. No, vabbè, dai, che cosa sto dicendo? Però... zuccare da Mojang. Esatto, ma questa è una no, caverna. Che poi Mojang ti denuncia, Dennis. Ma vai. Oddio. Ah, aiuto. Uccidiamo lo scheletro. Comunque stavo scherzando. Dai, che no, coppe. Allora, stiamo attenti, mannaggia voi. Uccidiamo questo scheletro prima che mi uccida a me. No, uccidete lo scheletro. Ragazzi, guarda, ti metti davanti, stavo no? morendo. Capisco pure te. Allora, ma perché tu ti... Se io lo stavo uccidendo, perché sei venuta tu qua allora? Perché tu hai detto uccidete lo scheletro, se no mi ammazza. No, non ho detto uccidete lo scheletro, te lo sei sognato. Allora. Ah, sì. Aspetta un attimo che ho preso il carbone per le torce, sennò... Brava, brava, hai fatto bene io a prendere il carbone. Io sto prendendo un po' di legno che non ho niente. Prendi il legno anche tu, perché ovviamente ci serve pure il legno, però... Vabbè, ma io ho la texture rotta. Ma tu quanti, no. quanti... No, la texture non ci interessa della tua texture schifosa. Con gli stuzzicadenti. Ma... dimmi dai. Un po'. Ma tu hai del legno, Chiara? No, l'avevo dato tu. Ah, sì. Ne hai 17. Ne hai 17. Vabbè, non dovevi darmelo. Tienilo. Perché così, vabbè, okay. Tieni 14. Che caspita ne so non io. Non si sa mai. Esatto, non si sa mai. Comunque non abbiamo ancora trovato una caverna. Noi dobbiamo ancora trovarla, sì, esatto. La caverna. Prima di domani mattina magari. Sarebbe una buona ma idea questa. Ma mi sa che ce ne stanno qui in giro. Ma vabbè, basta cercarle. Adesso dove ci concentreremo. Gabri, non iniziare ad andare in giro da solo perché sennò poi sai come va a finire. Finire male poi. Esatto. Ma oggi sono tutto quanto... Madonna. Com'è carino questo coniglio. Oddio, vero. Davvero? Sì, è troppo cute. Troppo lo uccideremo bello. Allora. No, povero. Così no. Chiara si sentirà. Oddio. Cosa? È morto da solo. No. Ma vedi, questa è la no. magia della mia voce. Tutto accade no, con la mia non voce. No, è giusto, poverino. C'è una caverna, vedo una caverna. Dove? Dove la vedi? Ah, sì, la vedo anch'io. Bravissimo, Gabri, con i tuoi occhi arguti da foca grassa. Meno male che ci sono io. Meno male sì. No, mi sa che... Va, bravo, no, che bella là, caverna. Va. Adesso ti butti dentro. Scherzo, ovviamente, non lo fare perché... Però che schifo quegli occhi, Gabri, da foca grassa. Stavo scherzando. Gabri, mettiti gli occhiali. Sì. No, cioè... Gli occhiali no, sopra una foca. Come non vuoi, sono una così belli. Con gli occhiali. No, dai, non stiamo trovando qua niente. Qua ce n'è una. Ok, perfetto, sì. Per fortuna, meno male, grazie al signor Gianju. Allora, Gianju. Andiamo. Sì. Cos'è tipo il cosa chi ti dice di andare davanti, creatura del male? Ah, chiedo perdono. sarà meglio. Allora tu chiunque, esatto, prendete sì. il ferro. Io vado leggermente in avanscoperta. Per vedere se avanti ci sono scoperto. Qualche scheletro. Qualche... Ma io non vedo niente, scusate un attimo. Ma io ho tutto ma come, quanto... scusa? Ma cioè, tutto quanto buissimo. Ma cosa... no, cos'è sta roba? Ma poi non ho la Optifine, perché non mi si come illumina? Non hai la Optifine? Come non ce l'hai? No. Devi mettere a spendere impostazioni. No, ce l'ho. Dinamica. Ma in teoria, allora, scusate, adesso se io vado un attimo nelle impostazioni, perché tunisiani... Cosa sto facendo? In options, video settings, quality, era, oppure tipo other, oppure tipo... No, vabbè, in teoria c'è tutto, no? Details, vabbè, chi se ne frega, non mi interessa niente. Allora, andiamo qua e sì, non c'è... Sì, ti sei preso il mio ferro.
il nostro. Aspettate, per... che sto prendendo da terra. Infatti, il nostro. Quello che è mio è tuo, quello. Allora, no, com'è che era? Quello che è mio è tuo, e quello che è tuo è tuo, capisco. Esatto, brava. Hai capito subito al volo. No, aspettatemi, che stavo prendendo del ferro. No, era tipo. No, vabbè, rifacciamo. Allora, Gabri, non mi interessa niente se stai prendendo. No, aspetta, cosa? Tu stai prendendo del ferro senza dirmelo? Allora, non si fa, Dove sei finito, scusami? No, pensavo che eravate su. Mannaggia, te devi seguirmi, dovete seguirmi tutti quanti, perché sennò poi c'è dopo Dunis si innervosisce. Ho preso qui. Ok, non mi interessa, perché sei una foca grassa e quindi le foche grasse scurreggiano. Ecco altro ferro. Allora, tantissimo. Prendete il ferro, ok, prendete, state attenti, oh creature. È finito tutto, non c'è più. Esatto, no, vabbè, che schifezza questa caverna. Ma perché io ti ho visto tipo allungata. Non so, cosa? Secondo me sono. Non lo so, secondo me anche i miei occhi sono un po' strani. Chiara allungata. Vabbè, poi la caverna saliva di qua, però. Vediamo. Magari puoi scendere. Oddio, mi sono rotta la voce un attimo. Ti ho sentito. Vabbè, oh, forse puoi scendere come dici tu, Chiara. Quindi andiamo. Non ho più. Datemi del carbone, perché. No, il carbone non ce l'ho, però tiro delle torce. Vabbè, dammi delle torce, grazie mille. Perfetto, però dobbiamo trovare il carbone, perché qua, no, vedi come scende? Wow. Sì, proprio bello. Scende benissimo, sì. Ho visto assolutamente una brutta caverna. Vieni, bravi. Una bella discesa. Allora, sì, è tutta colpa tua, Gabri, hai trovato una brutta caverna, che schifo. Esatto. Cioè... sempre lui con i suoi occhi rotti. Sì, sempre esatto. Gli occhi rotti di Gabroschio, della foca grassa, perché voi sapete che Gabri è una di quelle foche grasse che tipo sono obesoppele. Nel senso, ho sentito un rumore strano che non vorrei si fosse sentito nel video. Vabbè. Io spero, adesso io so di chi è. No, ok, vabbè, scherzavo. Comunque ho visto anche una caverna che sarà sicuramente meglio di quella di Gabri. No, come? Sono Gabri, però sei morto? Che è successo? Non sono morto, non sei, sono morto. Ti sei addormentato? Ti sei depresso? ti sei andato a schiantare contro caverna. Un muro? Perché vi spiego, una mia amica l'altro giorno. Oh, che bello, Chiara, prendi tutto il carbone. Sì. Una mia amica, vi dico, Dunisiani, e tu, Gabri, prendi questo ferro, vieni qua. Dove? No, è qua. Allora, vi spiego, una mia amica l'altro giorno stava a casa mia, no? E praticamente... Chiara, ti picchio, non mi fa ridere. E poi praticamente c'era... aveva detto... Allora, c'era il cane che si era schiantato contro la porta, perché lo stava aprendo, e sembrava che si fosse schiantato per davvero. E lei, la mia amica, ha detto, ah, è il cane che si è schiantato. E io ho riso per tipo mezz'ora, perché mi sono immaginato il cane tutto scemo che non si ferma e si schianta contro un muro. E boh, non so perché quella cosa mi ha fatto ridere. Non ne ho idea, ma è stato veramente divertente. Vediamo se vi piacciono questi aneddoti della mia vita di Dunis. Sono molto interessanti. Allora, sicuramente la mia vita è molto più interessante della tua. Vabbè, ve lo sicuro. No, dai, scherzi. Poi mi sento in colpa. Vabbè, qua c'è altro carbone. Cosa hai fatto? Ma io ero qui. Oh, creatura dell'universo maligno, dei demoni, degli imperi, del troll, delle cose orribili che possono capitare. Tu, creatura, non interrompere mai più e vai immediatamente nel tuo luogo di perdizione. Che sarebbe bravo là sotto, che sei nel tuo luogo di perdizione. Ok. Scusate, ho avuto leggermente... ti sei cagato addosso, Gabri, da quando mi hai sentito. Cos'è che hai preso? Molto bravo, sei stato bravissimo. Scusa, grazie, il ferro l'hai preso. Grazie. Cosa hai fatto? L'ho rimessa. Dunisiani, oggi ammazziamo qualcuno, a quanto vedo. Infatti. Guarda come scavano bene. Vabbè, bene fino a un certo punto, perché Gabriele non ha visto qui dietro il carbone. Esatto, no, vabbè, lasciate perdere il carbone per un attimo, perché io qua... No, è già notte. Esatto, è notte. Ma c'è il ferro, aspettatemi. Mannaggia, io non so come... Allora, praticamente qua ci deve essere una caverna qua intorno. Voi state nella caverna, mi raccomando. Questa cos'è? Ce n'è una qui. Ah, una caverna, bravissimo, foca grassa. No, è caduta tutta la sabbia. Ho per sbaglio distrutto tutto quanto. Tutto proprio. E non volevo, però. Come si fa ora?
Bisogna scavare. Allora, sgabri, ti do l'incarica. Ti l'incarico, scava qua sotto. Va bene. Scava qua sotto, perché io devo non sto qua. Scavate, scavate. No, non devi fare la pala. Fallo. La pala. Oh, mannaggia, voi scavate con le mani. Dove, che sotto? Se ne frega. Sì, sotto, sotto. Tipo, tu là sotto. Cos'è? Cos'hai trovato? Hai trovato qualcosa, cara Chiara? Non c'è niente. Continua a scavare, vedrai che con pazienza e dedizione troverai sicuramente qualcosa. Ho trovato. Oh, ah! Uno scheletro. Ok. Non c'è. Allora, piazza le torce, prima di tutto, perché io non ho più torce, non ho più niente. Aspetta, allora, state indietro. Ah! Uccido lo scheletro prima che uccida noi. Uccido! Ok, perfetto. Veloci. Okay, mettete tieni, le torce. Tieni. Datemi bravi. Grazie mille del carbone. Gabri, stai indietro, creatura del male. Non ti permettere di andare davanti. Chi ti ha detto di fare questa cosa? Dimmi, chi te l'ha detta? Te l'ho detto per caso io? Stavo mettevo le torce. Perché se là davanti c'era lo scheletro, voi dovete fare solo quello che io vi dico. Perché se c'è uno scheletro e vi uccide, e poi ci ammazza, sono cavoli nostri. Tutto. Esatto, anche perché non solo morite e uscite dalla serie e poi mi dispiace, ma poi ve le sentite anche 30.000 brutte cose. Quindi ci sei. Gabri, allora, se non stai attento e poi ci muore, io poi mi arrabbio, Gabri, tu lo sai che va a finire così. No. Quindi stai attento. Ah, qua c'è altro ferro. Ucciderò questo zombie, voi state indietro, finché non lo uccido. Ferro. Ok, mi raccomando, attenzione, dobbiamo essere tutti quanti organizzati e pronti. Molto cauti. Esatto, prendete. Allora, avete preso il ferro? Sì. Ok, perfetto, bene. Allora andiamo anche da questa parte mangiando prima di tutto, perché chiaramente sennò poi dopo moriamo. Questi panini li abbiamo trovati nello scorso episodio, Lunisiani. Sì, abbiamo prodotto il grano, le balle di grano. Esatto, perché... Pieno, esatto. Sì, no, le balle... Ma che caspita ne so se è grano, fino a quel che cavolo è. Qua si esce di nuovo, mannaggia, San Papippolo. Non ho detto niente. Wow, chi è San Papippolo? È un mio amico. Ah, che bello. Sì. Hai visto che nomi belli che hanno i tuoi amici? Sì, ma io l'ho trovato tipo nella spazzatura. Poi dopo l'ho buttato di nuovo perché faceva un po' schifo. Vabbè. Io ti ho trovato il mercatino dell'usato invece. Allora, questa cosa solo io posso dirla. No, non è giusto. Sì, solo io posso dirlo. E no, quindi scendi un attimo giusto. Da quel piedistallo da Chiakira che... Madonna, no, va bene. Questi zombie non vanno bene, comunque. Cosa no! Hai fatto? Che è successo? È successa una cosa bruttissima. Che cos'è successo? Ti sei cagata addosso? È arrivata la crostata alla Nutella. Ah, che peccato. E la Nutella, secondo me, va bene, lasciamo stare. Te l'ha fatta Angelo, vero? Perché, vabbè. Non è vero, me l'ha fatta mia mamma. Meno male, fidati, perché se te la faceva Angelo, la Nutella non era Nutella. Dai, che schifo, che fai? Non ci credo. Vabbè, Dunisiani, io direi che passeremo qua la notte, perché sennò... c'è un creeper, Dennis. Cosa? Dove? Dove? No. Mi, allora, ma è lontano, Gabri, non ci arrivo. Ci fai cagare addosso per niente. Allora, assolutamente, facciamoci questa cosa qua, perché... Oddio! Ho fatto il danno! No, qua no, raga, qua si muore. Questo è il mare. Vabbè, venite indietro, stiamo qua. Perché tanto qua nessuno può ucciderci. Poi prendete questo carbone. Io ho due letti. Se vogliamo dormire. Ok, perfetto. Allora, se vogliamo dormire. No, io direi che questo video ormai è giunto al termine, anche perché abbiamo fatto un po' di cose. Cosa è successo? Vabbè, chi se ne frega. Chiara si è cagata addosso di nuovo. Sorry. E quindi sorry pure, no? Vabbè. Vabbè, mi scuso. Dunisiani, comunque mi raccomando, se siete arrivati fino a questo punto del video, non scrivete Chiara si è cagata addosso nei commenti. Non lo fate, perché sennò succede una cosa brutta, cioè vi cagate addosso anche a voi. No. Sì, come, scusa, che vuol dire? Sì, scrivono una cosa e poi si cagano. È la maledizione di Dunis, non ci credete? Fatelo, poi dopo, però, se vi cagate addosso non lamentatevi. No. Io non ci credo. C'è Siri qua che parla, che tipo... Cosa sta facendo? Che fa Dunis spiglio e Alexa. Poi fa corbellerie. Ma non ho detto Alexa. Ho detto Siri. Comunque. Esatto, Siri. E noi Dunisiani ci vediamo al prossimo video. Ciao bellissimi. Ciao. Allora Gabri, rifai un attimo, perché stavo per schioccare le dita, però no, non va bene. Gabri, dici di nuovo ciao, perché sennò ho depresso. Ok.